50.000 mi piace e Enzo mangerà soltanto McDonald's per una settimana. C'ho una fame incredibile. Tu hai fame? Io sì! Vedete nei commenti, secondo voi ho mangiato tanto o poco? Tranquilla mamma, so ancora lei che sta shakerando. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Pumboccio. Ragazzi, siamo in un nuovo video. Oggi esperimento sociale incredibile, pazzesco. Quanto McDonald's riesco a mangiare dopo 24 ore di completo digiuno? Ebbene sì, oggi proveremo questa cosa. La farà il grande Sciale Boom. Quindi subito un bel mi piace, un bel commento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, La targhetta qua dei 100.000 è bellissima. Ma arrivare un milione di iscritti. Ok, forse è troppo difficile un milione, però iscrivetevi, non costa nulla, quindi attivate anche la campanella, non vi perdete le live, i video. Faremo quindi una cosa molto particolare oggi. Questo video verrà strutturato ovviamente in due giorni e per me la notte sarà veramente dura. Tra poco è orario di cena. Io cosa farò, ragazzi? Mangerò un primo e un secondo, mi faccio una bella panza chiena. Non so oggi il menù che dice, vi dico la verità. Una volta che abbiamo finito di mangiare, vediamo l'orario. Che ne so, sono le 20:30, alle 21:30, alle 22:30. Facciamo per esempio dalle 20:30 di oggi fino alle 20:30 di domani non devo toccare neanche una briciola. Posso soltanto ovviamente bere e non posso mangiare nulla. Quindi 24 ore di completo digiuno. Dopodiché, passate le 24 ore, andremo al McDonald's, prenderemo di tutto e di più perché sicuramente avrò una fame incredibile e vedremo quanto McDonald's riuscirò a mangiare dopo 24 ore di completo digiuno. È un esperimento che non ho mai provato a fare. Non sono mai stato 24 ore digiuno. È la prima volta, quindi ora fame magna buona. E posso dire, secondo me, mamma che è in ospedale. Ah, finalmente si mangia. Sono le 19:55. Come primo piatto, la mia cara mammina, e mamma una gamba, Shindan, mi ha preparato pasta, panna e prosciutto, piena di formaggio e pepe. Quanto è buona la pasta. Favolosa, buonissima. Non so voi, a me la pasta e panna piace con tanta cipolla, tanto olio e tanto formaggio. Mamma mia, quanto è buona. È favoloso, raga. Un piatto semplicissimo, ragazzi, però è buono, buono, buono. Mangiamo bene ora, che domani chissà se riusciremo a resistere. Poi per me la pasta, raga, è... la pasta è vita. Lo ammetto, io lo metto anche sopra la pizza. A me la pasta, capitemi, giochi senza pasta non ce la faccio. Mangio spruccato, porco. Poi diciamocela tutta, quando fate la pasta con la panna viene tutto bello, cremoso, è tutto più saporito. Diciamo dovete mettere dappertutto la panna, tranne nella carbonara. La mangio con voi quest'altro, anche se scoppa. Sto mangiando troppo veloce, con calma, tanto nessuno ce lo leva davanti. E poi fatemelo gustare, che non lo vedrò per parecchio tempo questo cibo. Io ho mangiato solo il petto, ho assaggiato giusto il maccheroni. Però se non vuoi assaggiare. No, che devi assaggiare? Yeah. E a me che sei rimasto? Un maccarone. No. Uno. No. Uno. Il maccarone fa la differenza. Da una. Non posso. Puliamo bene. Piatto finito. Non è finita qua. Finito il primo piatto, andiamo a prendere anche il secondo. Raggio birra, altrimenti mi affoga. È arrivato il secondo. Ragazzi, due fette di pane, petto di pollo e funghi. Pane vicino a trend già buffam. Buonissimi. Guarda qua, petto di pollo e funghi, abbinamento proprio fantastico. Questo pane, questi funghi, delicious. Voglio solo mangiare, mo mi rimane stungo, papà, fammo, voglio. E mo passa la nottata, tutto a posto. Ma da domani mattina verso le 11 e mezzogiorno, che è quell'orario proprio di quella pizzetta del forno, la svengo. Non resto di fame. Vorreste assaggiare pure voi. Sto mangiando. Oggi sono cadetto, sto mangiando a me. Buona. Pollo e funghi, cazzo, mangi 26 pelle pane. Beh, ma tu con pane che puoi fare? Pane e pasta. E addivendo il work. Cosa no? Mo. Vedo un po' di difficoltà, Mo sì. Praticamente è finito, devo zuppare un poco di pane.
Noi ce l'abbiamo fatta. Vabbè, non era difficile. 20 e 17. E da questo momento fino a domani, ore 20 e 17, 20 e 15, non potrò toccare niente. Ovviamente vi aggiorno nel corso della serata e vi aggiorno anche nel corso di domani. Vediamo più tardi. Mo' ho fatto un cazzo di panzone. Mo' mangio dei beat. Ti vedo più tardi, ci aggiorniamo. Allora, è passato un po' di tempo. Non posso urlare perché stanno dormendo. Anche Cristian. Mezzanotte e 15. Sono andato in bagno. Ho mandato un fax. Ho bevuto un bicchiere d'acqua. Niente di più, niente di meno. Fame non ne ho. Ed è arrivata l'ora della nanna. Togliamoci questi vestiti. Mettiamoci un bel pigiamone. Pigiama messo. Dato il cavà. Dato il bello pigiama. Bello sporco. Ma bello pigiama. Grandi. È arrivata l'ora di andare a dormire. Penso che la nottata passi bene. Vediamo domani mattina come va. Spegniamo la luce. E buonanotte a tutti. Buongiorno, 8:53. In teoria mattina è bella per la colazione. Io non so, devo mangiare un cazzo. Ma possiamo prendere il caffè, perché è una cosa che si beve. Quindi ci andiamo a fare un bel caffè. Senza caffè, lo sapete, non si può vivere. Poi tu sei andato a toccare una cosa che non dovevi toccare a Roma. Cosa che io non mi sarei mai permesso di fare con Napoli. Ragazzi, allora, per ora tutto a posto, fame non ne ho. Sicuro mai una fame verso mezzogiorno, 11:30, mezzogiorno. Che io a quest'ora, mo dopo il caffè, una bella brioscina ci volevo. Dai, già mangia. Ci aggiorniamo dopo, sicuramente con un po' di fame. Situazione attuale, ragazzi, sono le 13:20 quasi. La fame si fa sentire, purtroppo. E questo sì, è proprio l'orario di un bel piatto di pasta. Un bel secondo, dove si mangia bene. E purtroppo io è già fuori digiuno. Vediamo oggi come va. Facciamo passare questo orario di pranzo, però fame ora ne ho. Devo dire la verità, ora ce l'ho, ma resistiamo. 16:32. Sai questo chi è? Che il mitico Giorgio. Sei tutto vecchio. Allora, raga, io ho una fame esagerata. Tengo proprio un bucai. Buco allo stomaco, ho una fame incredibile. Non ci vedo più. Pure io tengo fame. Questi due hanno mangiato. Questo si è mangiato la puttanesca. Stato si è mangiato pasta e fagiolo con panaid. Io me la sono mangiata a fianco a lui. Vai. Sciale boom, ovviamente non ha mangiato niente. Voglio credere. Manca poco stasera. Manca poco. 4:30 stasera, 8:30. Ma già fa una panza tante. Kine Big Mac, Crispy Mac Bacon. Il trucco lo sapete qual è? Quello di non fare sforzi. Non correre, non camminare, non sudare, così non sprechi energie e non devi poi acquisire di nuove energie attraverso il cibo. Per ora sta andando, però c'ho una fame incredibile. Non potete capire che fame c'ho. Boh, ho fatto il countdown. Non vedo l'ora che viene l'orario di stasera per mangiare. Ora sono le 4:30. 4:30 sono. Andiamo così. Io c'ho fame. Mamma mia, non potete capire che cosa sto immaginando. C'ho una fame assurda, credetemi. Mo lo stomaco veramente mi sta chiedendo, mi sta pregando in ginocchio di riempirlo. Quindi sono le 17:30. Ma aspettano un po', canati 3 ore, voglio. Amma resistere, è durissima. Cioè io in questo momento ho davanti proprio, io che vado al McDrive, prendo il McDonald's, tanti panini, tante patatine, nuggets, salsa, cioè mangerei un dito, mamma mia. Allora Giacomo, tu hai fame? Io sì! Perché sono 24 ore che non mangio. C'ho una fame assurda. Ragazzi, manca meno di un'ora, 19:37. Io già faccio più, veramente. Sto morendo, c'ho lo stomaco vuoto, proprio la fame e la salivazione sta producendo della saliva pazzesca. Giacomo, cioè, perché io ora sto pensando al periodo del McDonald's, quindi cioè la saliva viene fame, sì. Quindi voglio, mamma mia, non vedo l'ora. Ora andiamo al McDrive. Prendiamo tutto. Big Mac, crisp, di tutto e di più. Secondo me tu 24 di giugno? No. Non sei mai stato? No, sono stato 24 ore di giugno. Addirittura. Stavo a Parigi. Ah, faccia mia. A Parigi 24 ore di giugno. Ah boh, perché a Parigi si mangia male? No, in realtà perché non avevamo il tempo per mangiare. Ah boh, ma ora si mangia. Quindi andiamo a McDrive, va. Buonasera. Ci sono offerte? Ho visto, non ci sono. No, è bloccato tutto il sistema. Ah, ecco, ho capito. Mi fa chicken siagodò, un Mac Chicken, Big Mac, Crispy Mac Bacon. E le nuggets, la porzione più grande di quant'è? Da 20. 12 se no. Cioè da 4, da 6, da 9 e da 20. Da 9, 4 porzioni di patatine, 5 panini hamburger. Di salsa? No, normali. Fare carne? Sì. Allora, così sono 43. Ok, va benissimo. Non sono. Va bene così? Va bene così. Porca puttana, 43 euro. Ragazzi, ragazzi, si mangia. Sì. E anche altre cose. Ma ci sta tutto. Amore. Ci siamo! Ci siamo! Finalmente! Che ore sono? 20:49. Ho sfiorato, anzi, ho superato anche le 24 ore. Abbiamo preso il McDonald's. Giacomo, quanto sei felice da 1 a 1000? Abbastanza. Basta abbastanza, quanto vale? Non si sa. Big Mac, Mac Chicken, Crispy Mac Bacon, 9 nuggets, chicken asiago. I panini non ci stanno.
Mamma mia. E c'è la cheat pure, kill. Ma hanno fottuto. Allora ce la fanno esagerare. McChicken per pizza. Nasiago per Giacomo. Allora, Big Mac ci leviamo. I cetrioli. Mamma mia, che colore mangiamo. E si mangia, ragazzi. Possiamo? No. Oh. Cini, c'è che c'è. Che fame. Che fame. Ah, mamma mia, vuoi tu? Non ce la facevo più. Non altro non mangiavo il chicken McChicken. Ah, Enzo, finalmente. Ragazzi, posso dire che Enzo ha superato la sfida. Abbiamo vinto la sfida! Vamos! Si mangia tutto questo per fare di tuo, ma non c'è paragone. Mia, non ce la facevo più, sono una fan esagerata. Primo panino andato, patatine. Eccolo. Che fama. Ti prego. Hai vinto questa sfida, te lo metto. Che cosa? Un mosso. Bah! Cazzo! Oddio, Delis. Oh! Oh! Forza di uno tu. No. Mangia. Oh, ragazzi, è una liberazione. Di qual è stato il momento in cui hai sofferto di più? Tra le 4:30 e 6:30, 7:30, l'orario lì. Insomma, sfida top. Dio. Devi bere. Esatto. Ma c'è la troppo in fretta. Esatto. E questa patatina qua. Ah, mi sappiamo, se no va a fuoco, voglio. Lei che ha vinto la sfida, vuole dare un morso? Lei mi sta chiedendo troppo. Se questo video arriva a 50.000 mi piace, facciamo un mese di digiuno. Non esageriamo, una settimana. Sentiamo. Non c'è troppo in fretta, sono già. Vabbè, un po' cambio. No! E sono di rincorre. No, mi rincorre mica! Ah, facciamo un po' di nuggets. Ne abbiamo 9, ragazzi, guardate qua. Mamma mia, le nuggets del McDonald's. Certo, sono meglio di chef Franco, però. Sta zippa! Non sapete che ho qualche difficoltà al stomaco? No, guarda, non sopra tutto qua perché sono troppo in fretta. Sì. Ma se mangi più piano, ti riempi prima, quindi insomma questa roba ancora non ti riempi. Questo è il tuo panino preferito. Oddio! Crispy McDonald. Crispy McDonald. Crispy McBacon. Ragazzi, oh, ma che cazzo dire sto cane? Bevo. Fa male la pancia. Vabbè, tu non stai di giù. Mamma mia. Oddio. Ma the pants. 50.000 mi piace e Enzo mangerà soltanto McDonald's per una settimana. Ti sfido. Vabbè, non è tosta. Ho fatto tanto. Oh, ma non ti vedo carico. Forza, su. Aspetta, calma, stiamo calmi. Allora, il Crispy McBacon è buonissimo. Con il chef Frank, molto bene. Non batte nessuno. Chiedete in questo momento il vostro fast food preferito tra quelli che stanno a Napoli, KFC, McDonald's, Burger King, non lo so, chiedete nei commenti. Il tuo qual è? Questo, McDonald's. Pensavo che questa era poca roba, invece mi sono già quasi saziato. Perché mangiare in fretta forse. Ma hai mangiato troppo in fretta, ti sei accumulato tutto qua. Potendo un blocco. Devi mangiare più piano. Cazzo, capisci tu? Io. Oh! Invece è peggio stare di giù. È peggio stare di giù. Sì, perché poi non c'è di presse. Se io blocco è normale. Mamma mia. Almeno due panini abbiamo quasi finiti.
incredibile. Sfida difficile, eh. Ma non l'avevo mai provato, raga. Tasta 24 ore di giugno e poi mangiare del McDonald's dopo. Però devo dire, mi aspettavo qualcosa di diverso. Cioè, stare 24 ore di giugno e poi ammazzarsi di cibo. Invece funziona così. No. Questo perché ho perché il mal di pancia. Provo pure a mangiare. Cioè, ho mangiato due panini, 6 nuggets con questa, tanta roba. Una porzione di patatine e tanta roba, dici? Ah, sì. Ma tu che dici? Secondo te dopo 24 ore di giugno mangiare due panini, una porzione di patatine e 6 chicken McNuggets e sai o poco? La via mezza? Mm. Mm. Voleva, perché ci voleva un altro panino? No, secondo me ci voleva una cosa diversa, una pizza ma mangio. Mm. Ok? Sì, perché è disgustato, disgustamo. Quanto poi ti ancora? Fratello, ce la fo. Che tu non hai perso stando 24 ore di giugno, hai perso. È perché mi ha divorato, mangio divorato Big Mac, eppure un savaggetto a boh, sta roba la faccio fuori subito. Vedete nei commenti, secondo voi ho mangiato tanto o poco? Non lo so, secondo me poco. Non lo so, secondo me poco. Dici tu una via di mezzo. Città boh, mo straccio McDonald's. Invece sono partito carico. Ma ci spende vai. Ti mangio troppo velocemente. Magari una prossima volta lo studieremo meglio questo esperimento. Facciamo 3 giorni di digiuno! Dai. Cioè, secondo voi, se già non fa 2 giorni di digiuno, cosa può succedere? Sono piccolino, no? Per farlo, non mi video. Sono questo stronzo. Sono tutto Bandiera, bandiera bianca! Basta! Bandiera bianca! Mi sento bagno. Mamma, oddio, mamma mia. Ciao, stai pensando a quello che sto pensando io. Vai. Veloce, metti la salsa. Mamma. Prendi. Mangia. Attimo, aspetta. Ah, si fa zio più. A few moments later. Ciao, ma qua è finito tutto. Ma che finezza, come dobbiamo fare? Non lo so. Mamma mia, ragazzi, non mi ho mai sentito male come... Cioè, ok, sono sì, sono andato in bagno, però credetemi, ma mi ha fatto un effetto brutto sto McDonald's, mi ha fatto un effetto bruttissimo, non mi è mai capitato. Sono qua! No, vado a mangiare il patatino in bagno, muoviti, che schifo. Oh, ma che puoi? E ragazzi, ci state in Dubai, yo! Mamma mia, voi non mangiavate da 24 ore secondo me. Padre, manca me mangiava, ma per capire un attimo, voglio un sorvato al limite. Cioè la fame c'è, ok, ci stiamo a mangiarsi un bel cornetto con Nutella, uno spaghetto col tonno, e c'ho una voglia di spaghetto col tonno da 6 mesi. Sono arrabbiata. Però McDonald's oggi mi ha fatto tenere il blocco qua e non ce la faccio. Abbiamo dato, ma potevamo dare di più. Vediamo, forse ci vuole un po' di allenamento, dai. Diciamo, tu sei disposto con me a fare 3-4 giorni di digiuno? Ma ragazzi, il video finisce qua. Allora, io sono sincero con voi, devo essere onesto. Mi aspettavo di mangiare più McDonald's, ok? Di mangiare più patatine, magari un altro panino. Però ragazzi, mi ha preso quella cosa di disgusto e non ce l'ho fatto. Cioè, magari ora mangerei anche un po' di dolce, ci sta. Però qua, voglio un blocco stomaco, poi aggiunto bagno, un po' come se si sentendo male. Quindi, secondo me il digiuno, stare 24 ore di digiuno non ha fatto bene. Fatemi sapere qui sotto la vostra. Voglio sapere se secondo voi ho mangiato tanto, poco, non lo so, voglio sapere la vostra. Secondo me devo fare qualcosa in più, ma credetemi, mi ha disgustato e mi ha fatto andare in bagno. Il video finisce qua, grazie mille a tutti per la visione. Scrivete qua sotto nei commenti se volete altri video del genere, qualsiasi cosa, commentate, iscrivetevi al canale. Niente, da me, da questa 24 ore di digiuno e quanto McDonald's riesco a mangiare dopo 24 ore di digiuno è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao, adio. Piccolo backstage, questa è la dimostrazione che ce la faccio a mangiare. Ho fatto il pancarello con Nutella perché c'ho voglia di dolce. Guardate, il pancarello con Nutella. Vedete il pancarello come scende? È il Mac che mi ha disgustato, voglio.